L'associazione turistica Pro Loco di Borgo Taro vi invita alla 29esima Sagra della Castagna. Domenica 13 ottobre dalle 9.30 nel centro storico del capoluogo valtarese, mercato tematico d'autunno, prodotti tipici, esposizione di arte rustica ed eventi collaterali. Alle 11 in piazza Manara, degustazione di prodotti tipici a base di castagne, vendita di caldarroste, castagnaccio e frittelle di castagne. Musica popolare, spettacoli e giochi allieteranno il pomeriggio. Domenica 13 ottobre, Borgo Taro vi aspetta per festeggiare la Regina dei Boschi. È stata probabilmente investita da un'automobile la lupa che nel pomeriggio di ieri è stata avvistata nel greto del rio Sanello a Vianino, nel comune di Varano de' Melegari, da un uomo mentre stava rientrando a casa. L'animale, vigile ma sofferente, era fermo, quasi in attesa che gli venisse prestato soccorso. L'uomo ha contattato subito il rifugio Matildico che, nella mattinata, era stato impegnato nel recupero del daino a Bedonia. Il responsabile, Ivano Chiapponi, giunto sul posto con alcuni volontari, ha raggiunto l'animale a piedi attraversando le acque del rio, lo ha portato a riva dove è stato imbarellato. Da subito le sue condizioni sono apparse molto serie. Trasportato al centro recupero animali selvatici a San Polo d'Enza, è stato sottoposto ai raggi che hanno confermato la gravità delle ferite. Schiena spezzata, bacino inclinato e vescica compromessa. Si attende ora la visita ortopedica per una diagnosi più chiara, ma pare che per lei, lupa di 4-5 anni, le speranze siano davvero pochissime.